Buonasera a tutti. È sempre lui, il solito elettromagnete, quello che ho realizzato tempo fa. Trovate il link in descrizione. E ci ho fatto anche uno video scherzo, quello del generatore muflonico. Questa volta invece una cosa semiseria, insomma. Ho realizzato un alimentatore a 12 volts, un campanello. Più che altro sarebbe più preciso dire un ronzatore, oppure meglio ancora un vibratore. In realtà l'ho realizzato per un progetto che ho in mente di fare tra un po' di tempo, che dovrò fare dopo che sarà finita l'emergenza da Covid-19, quindi quando potrò uscire. Nel frattempo, sempre con la tecnologia avanzata, ovvero quella che è avanzata da altri progetti o da scarti, eccetera eccetera, per il momento ho costruito questo, perché per quell'esperimento mi servirà proprio un vibratore. Allora, come funziona un campanello elettrico? Oppure, questa è la base fondamentalmente di un campanello elettrico. Manca alla fine dell'armatura praticamente il martelletto che andrebbe poi a picchiare su una campana. Per il resto poi è del tutto uguale, e magari non fa il baccano che fa un campanello vero e proprio, però già il suo bel lavoro di rumore lo fa, anche le sue belle scintille. Allora, questo è l'ingresso. Questa molla, che poi è quella lì che funge anche da armatura, che viene attaccata praticamente dall'elettromagnete. Allora, il collegamento elettrico è molto semplice. La corrente arriva da qui, passa dentro l'armatura, attraverso questo bullone, torna e va alla bobina, all'altro capo della bobina, è attaccato l'alimentatore. Che succede? Nel momento in cui la corrente passa, va qui, entra nella bobina, la bobina si accende ed attira a sé l'armatura. Ma tac, eccolo qua, stacca il contatto, quindi automaticamente torna indietro, ma a quel punto la corrente torna a passare e l'elettrocaramita si riaccita nuovamente, e quindi va così, quindi rismette, e questo processo fa sì che la cosa venga ripetuta di continuo e fa il caratteristico ronzio. Ora, voi avrete visto che praticamente c'è una vite di più, che è questa. Questa vite ha una duplice funzione. Uno, impedisce che praticamente l'armatura arrivi al nucleo dell'elettromagnete. Perché? Perché questo è un elettromagnete fatto con un semplice bullone e dopo un po' di tempo si magnetizza, quindi rimarrebbe così attaccata e non funzionerebbe più. L'altra cosa è che questo è un ulteriore contatto che potremo utilizzare per dare corrente. Quando non dà la corrente a questo, dà a quello che si attacca qua. Nella fattispecie, nell'esperimento che andrò a condurre tra un po' di tempo, quando potrò rivedere il mio amico Salvatore Nuccio, anche lui youtuber, nonché musicista, nonché autore delle musiche che fino a poco tempo fa e ogni tanto utilizzo per i miei video, mi donerà una bobina di auto. A quel punto, con questo ordigno, ecciterò la bobina dell'auto. Quella, agendo sul praticamente sullo, su questa vite, volendo anche su questa, ma conviene farlo su questa, vedete, ho messo due bulloncini in maniera tale da poterlo regolare. Agiamo anche un po' sulla frequenza del ronzio, sull'entità del ronzio. Se lo avviciniamo, questa situazione qui verrà ripetuta molto più frequentemente e un po' la frequenza cambierà. Vogliamo provare? Lo regolo e lo accendiamo tra poco. Spazio nettamente ridotto. Proviamo. Sentite? Prima di tutto è diminuita l'entità del suono. Ma adesso si sta sbullando la vite. Oddio, scotta. Lo scintillio produce
funzionamento della temperatura. Questo giustamente è una cosa che può durare così, giusto l'arco di un esperimento, ma non potrebbe essere una cosa usata professionalmente, perché a parte, vabbè, chiaramente si presenta male, sembra uscita fuori da un museo, ma proprio perché i contatti qui dopo un po' di tempo, a forza dello scintillio, per causa dello scintillio, ci sarebbe un trasporto di materiale fuso, perché pare strano, ma meno male ci sono delle microfusioni che praticamente si andrebbero a lavorare sia l'armatura, scusate, sia la lamina vibrante, sia questi due bulloni che fanno da elettrodi. A proposito della lamina rotante, che è qui così, si è già accorto.